Oggi è stata una giornata importantissima in quanto è stata appena pronunciata la sentenza a conclusione del processo penale Banca Popolare di Vicenza. Quindi registriamo due dati importantissimi, la condanna degli imputati e il riconoscimento alle parti civili, quindi ai risparmiatori traditi, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per aver perduto i propri soldi, lo ricordiamo ancora, in azioni e obbligazioni subordinate della Banca Popolare Iberica. Quindi questi due dati importantissimi ci devono servire per continuare la battaglia sul fondo indennizzo risparmiatori. E devono portare il Ministero e la stessa Consap a velocizzare la procedura per erogare gli indennizzi e ad alzare la percentuale di risarcimento che viene riconosciuta ai risparmiatori. Ribadiamo ancora una volta, non può essere che si continui a chiedere ai risparmiatori in ogni procedura che essi fanno di dimostrare di aver subito delle violazioni ai loro diritti. E per questo di aver perduto i soldi. Ormai anche la sentenza di oggi del Tribunale di Vicenza accerta che sono stati compiuti dei reati gravi che hanno coinvolto 110.000 risparmiatori e questo deve bastare in ogni sede, in ogni luogo per poter ottenere il risarcimento dei danni e quindi per poter recuperare i soldi perduti. In una situazione come quella di oggi di grave depressione economica, riottenere questi soldi che dovevano servire come cuscinetto per le famiglie friulane del Veneto e di tutta Italia è indispensabile. Quindi bisogna fare presto.